La poligamia o poliandria è una pratica molto diffusa in diverse culture del mondo. Per i musulmani il numero massimo di coniugi viene imposto dal Corano ed è 4, ma ci sono paesi in cui non esistono limitazioni e uno di questi è il Kenya. Uno dei poligami più celebri della nazione è sicuramente Robert Kadada. Lo troviamo nella contea di Meru, dove risiede in un'enorme proprietà. Capiamo subito che Robert è un uomo che gode di grande rispetto nel suo paese. Lo fermano da tutte le parti e riceve continuamente chiamate. C'è una spiegazione a tutto questo, e la prima è che Robert deve gestire 19 mogli e 33 figli. La prima moglie, Grace, è il punto di riferimento delle nuove consorti e aiuta molto Robert nella selezione. When I receive one of my wives who is new in that home, she never enter to somebody's heart. I must have very intent another new wife for my wife. Vivere da poligamo non è facile. Ci sono gelosie da gestire, tempo da dedicare ad ognuna e un sacco di spese. Robert ha deciso di donare 20.000 scellini ad ogni moglie da investire in un'attività commerciale, in modo che siano tutte indipendenti. Inoltre, costruisce per ciascuna una casa, i mattoni, che risulta essere un gran lusso. Molto presto ci sarà una cerimonia da preparare. Robert vuole presentarci la prossima moglie, quindi saliamo in macchina. Ma are you planning to have many wives? Yes. In future? Do you want to stop one? You already know? I'd like to marry almost 30. Your mission, your goal is to have as many children as you can. Children? Yeah, so I think they can go with 33 of them, 33, each 33. Ed ecco Purity, 20 anni e futura coniuge di Robert. L'incontro, devo dire, è stato un po' imbarazzante. She is a Purity and she is the last wife of Mr. Robert. Yes. How are you, Purity? I'm fine. Okay. Do you live here? I'm living in Lare. Okay, so. Lare. Okay. Have you already been introduced to the big family or you are waiting for the ceremony? Because you told me. She's ready. Okay. She's ready. How do you feel about entering in a polygamous family? I'm here free. I'm here free. Free? Ma sentendo le storie di Robert ci sorge una domanda. Perché tutte queste mogli? My father is a polygamist. I would like to follow his steps. 49 mogli e 129 figli. Questo è il risultato di Ayub Kadada, il padre di Robert. E quando gli chiediamo che numero fosse? You were the firstborn, you were the secondborn. Among your siblings. Among my father. Yeah. Among my father. Mm-hmm. I think I'm number 41. Non ci viene detto molto sul padre, ma sappiamo che era una specie di sciamano che coltivava erbe speciali. Robert ha deciso di ereditare anche questa attività. This is money now. We use this one to cure malaria. And those who are unable to do sex. This can assist in stomachache. When somebody is in a state of lunatic, this one can cure. Ma quella che ci interessa di più è la mira, ovvero la pianta che arricchisce maggiormente il nostro amico. Do you have a business of mira or? Yes, you know I'm a farmer. La mira, in Italia conosciuta come catte, classificata come droga povera, è una pianta molto usata in Africa e in Medio Oriente. Nella maggior parte degli stati europei è illegale, a causa delle proprietà anfetaminiche che rilascia durante la masticazione. In Kenya la si compra in banchi come questi per pochi scellini. Of course I'm feeling energetic and feeling active. It reduces depression, you become a positive thinking and a right mental attitude. The leaves and the stems
In this type of mira you eat all the salt. Yeah, you eat all. There is type of mira which got in Luka. You eat just leaf. You need it to see. Just like this one. Like this one. We have four types of customers. Young, old. Okay. Also woman. Also woman. Eh? Also woman chew. Okay. Even a child can just chew a mira. There is no problem. La richiesta di mira è molto alta e Robert con le sue piantagioni rifornisce banchi di diverse aree. So this is one of your plantation, mira plantation. How big is it? It is almost 2 acres. 8 acres, okay. 2 acres. Very big, 2 acres. How long have you been planting mira? I planted this. Yes. 14 years. 14 years. Okay. Why do Kenya? Get so crazy about mira. If not mira, we cannot be able to do many things. Okay. So Kenyans, they depend on in this cash flow. Okay. Even Amrunji. Il business della mira è molto redditizio. Pensate, Suhura Ismail Khan è una delle coltivatrici più grandi in Etiopia e anche una delle persone più ricche del suo paese. È grazie a questa pianta se Robert riesce a mantenere le sue quasi 20 mogli. Quindi, anche se non avete l'aspirazione a diventare poligami, questo potrebbe rivelarsi il giusto giro da seguire.